La critica situazione del pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia fa sbottare il personale ospedaliero. Medici, infermieri e OSS scrivono ai cittadini: basta violenze e aggressioni, lasciateci lavorare in pace. Una missiva nella quale espongono le forti criticità che si creano anche a causa dei comportamenti di alcuni utenti che entrano nel pronto soccorso con la pretesa di saltare le file e in alcuni casi, troppo ormai, con atteggiamenti aggressivi. Capiamo bene, scrivono, che l'attesa è dolorosa, ma minacciare e aggredire demotiva tutti noi che stiamo portando avanti un intero pronto soccorso, un DEA di secondo livello con meno della metà dei medici in servizio, un personale OSS inesistente, infermieri costretti a fare più di quello che gli spetta. Noi lo facciamo per passione, scrivono, lo facciamo perché l'urgenza è parte di noi, lo facciamo per il paziente, quello vero. Una lettera denuncia che tocca le corde più intime e indica una situazione di estrema difficoltà, nella quale, con i numeri alla mano, dicono che la Regione Puglia colleziona chiamate al 118 e accessi al pronto soccorso impropri, molto di più di tutte le altre regioni italiane. Ognuno di noi, scrivono, è stato dall'altra parte almeno una volta e siamo i primi a non volere attese e vi assicuriamo che le dinamiche che i momenti concitati nell'ambulatorio, al triage, in cui in pochi minuti devi riuscire a capire l'urgenza, a fare differenza, a prevenire le patologie che hanno un tempo, ce ne sono e non sono trascurabili. Dunque, capiamo quando alzate un po' la voce, quando aspettate il vostro turno più del dovuto, ma sappiate che quando aggredite o minacciate di aggressione, l'operatore che è di fronte a voi può essere vostro figlio, vostro fratello, una sorella, o vostro padre o vostra madre, e la violenza verbale e fisica non paga mai. E poi arriva l'appello degli operatori ospedalieri a non intasare il pronto soccorso per cose che potrebbero tranquillamente essere gestite dai medici curanti.